torna sabato 13 maggio la Notte Europea dei Musei, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione. L'iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura francese patrocinata da UNESCO, Consiglio di Europa e ICOM, prevede l'apertura serale straordinaria di istituti luoghi della cultura al costo simbolico di un euro. L'obiettivo dell'evento è quello di incoraggiare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e dell'identità nazionale ed europea. La Regione Siciliana, su indicazione dell'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, ha aderito all'iniziativa con una serie di aperture e appuntamenti straordinari nei principali musei della Sicilia che, per l'occasione, potranno essere visitati fino a tarda sera. Per celebrare la serata, molti siti regionali hanno previsto iniziative speciali. Per una maggiore certezza degli orari apertura e delle proposte di visita, si consiglia sempre consultare le pagine web o Facebook delle singole strutture museali. Musei aperti a Palermo. Partendo da Palermo, aprirà i battenti Museo Archeologico Salinas, Museo Regionale di Arte Moderna Contemporanea, le due sedi di Aumale Belmonte Riso, che sabato riaprirà pubblico sala primo nuova alla primo secondo, un inedito riassetto della collezione permanente, Galleria Regionale Abatellis, dove sarà visibile Terra dell'ala quattrocentesca, l'esposizione Quattro dipinti seicenteschi Giuseppe Recco raffiguranti Nature Morte, a Mirto sarà aperto Nobile, mentre ho l'oratorio dei Bianchi Chiesa Inferiore mostra degli stucchi del Serpotta. Rimarranno aperti anche il Villino Florio dalle 18 alle 24 e, ancora, il Centro Regionale di Pianificazione e Restauro, che aprirà la sua sede a Palazzo Montalbo dalle 19.30 alle 23.30 con una visita guidata ai laboratori di diagnostica e restauro, oltre che alla biblioteca. In provincia, Parco Archeologico Imera, Solunto e Monte Iato fino alle 23, con l'Antiquarium e Museo Pirro Marconi Imera, l'Anticurium Solunto, quello Monte Iato, Museo Archeologico della Valle dell'Eleuterio a Marineo, Museo Arabo Terme a Cefaladiana. Musei aperti nel resto della Sicilia. Il Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo partecipa ad Agrigento con lo spettacolo sensoriale L'Anello del Passato e un laboratorio per bambini in occasione Festa Mamma. In provincia, il Museo Archeologico Badia di Licata, con una mostra estemporanea di arti grafiche, la presentazione guida archeologica e il concerto Drink Floyd. A Caltanissetta visite al Museo Interdisciplinare e al Museo Archeologico di Marianopoli. Nel Catanese apriranno il Museo della Ceramica di Caltagirone e il Museo Saro Franco di Adrano. Nell'Ennese partecipano la Villa Romana del Casale e il Museo della Città del Territorio di Piazza Armerina, il Museo Archeologico di Centuripe. A Messina è aperto regionale, mentre in provincia Museo delle Tradizioni Forestali Pastorali Mistretta, Teatro Antico di Taormina e Archeologico Naxos. Nel Ragusano visite serali al Complesso Monume.